Buonasera a tutti, siamo qui con Giampaolo Giacomini. Ciao Giampaolo. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera, aspettiamo qualche minuto che i nostri follower si colleghino sulla nostra pagina. Allora, venga bene, innanzitutto come stai Giampaolo? Dove ti trovi? Sono nel mio ufficio, Il tuo studio. sono nel mio studio, nella mia azienda. A San Lazzaro, Ah, ok. Bologna. Sì. A Bologna. Ma tu sei bolognese, No, non sono bolognese di origine, sono veneto. no? Ah, sei veneto. Sono venuto a Bologna per studiare nel 98, 98-99. Poi sono rimasto. Ah, hai fatto quindi medicina qui a Bologna. Sì. E poi sono rimasto qui perché mi piaceva l'ambiente. E dopo l'università, che cosa hai? Dopo l'università ho fatto tante cose, a parte aver iniziato a lavorare da subito come libero professionista, come acupuntore in particolare, e diciamo nutrizionista, ho iniziato a fare dei corsi, cioè a somministrare, diciamo, dei corsi agli altri sull'argomento della floriterapia principalmente, che è un argomento che ho sempre seguito dal 2001, in particolare la floriterapia con la visione dell'antica spagiria, quindi una visione molto profonda legata alla cura dell'anima, diciamo così, più che dei sintomi fisici, quindi di tutto ciò che sta dietro il corpo, dietro la materia. E da lì poi ho aperto una scuola, un'accademia, che inizialmente si chiamava Accademia di Scienze Umanistiche e Filosofiche Applicate, che poi è diventata la scuola di Neoalchimia e poi ultimamente è diventata di nuovo l'Accademia di Riequilibrio Sistemico Integrato. E quindi diciamo che sono tanti anni che parallelamente alla mia pratica di ambulatorio, se così si può chiamare, di studio medico, ecco, diciamo, mi dedico alla didattica, all'insegnamento di tutte quelle che sono metodiche, non necessariamente mediche, ma che hanno a che vedere con il benessere della persona, quindi dalla parte del movimento fisico alla floriterapia, alla fitoterapia. E tutte queste metodiche che hanno come primo obiettivo, no, non certo quello di curare per forza le malattie, ma di aiutare le persone a stare meglio, siano esse malate o siano esse sane. Ecco, quindi si lavora soprattutto sulla prevenzione E in più hai anche fondato Logo Solar, giusto? anche, no? Sì, ho fondato Logo Solar, che è Un'azienda. un'azienda nata nel 2008. Per supportare appunto la didattica, cioè che cos'è successo? Mi sono accorto che insegnavo tante teorie e tante visioni legate all'essere umano e al rapporto dell'essere umano con l'ecosistema, ma mi mancava uno strumento operativo, chiamiamolo esperienziale, no? Che non fosse necessariamente qualcosa di legato al corpo, quindi l'attività fisica fatta in un certo modo o le arti marziali che ho insegnato anche quelle per tanti anni. Mi servivano proprio i miei fiori, diciamo così. Cioè avevo bisogno di uno strumento floreale che lavorasse nel modo in cui secondo me era giusto che lavorasse, non riuscendo a trovarle in commercio. Per come le volevo fatte io, con una lavorazione particolare, diversa ad esempio da quella dei classici fiori di Bach, ho iniziato a produrle in un piccolo laboratorio di 1,5 m x 1, cioè la mia cantina, dove vivevo in mezzo ai campi. Da lì Immagino.
Da lì il progetto si è ampliato perché questi esperimenti piacevano e quindi abbiamo aperto un'azienda proprio per regolamentare questa forma produttiva, diciamo, e poterla offrire a più persone, perché sai, quando produci per te stesso e magari fai testare dei prodotti agli amici, ai conoscenti, è una cosa che rimane ristretta, poi vedi che ha un successo, diciamo, che funziona, e quindi ti chiedi cosa faccio adesso. Io ho studiato medicina, non sono né un imprenditore né un economista, quindi abbiamo aperto questa azienda senza fare neanche un calcolo. Così l'abbiamo aperta perché ci sembrava giusto farlo. Ovviamente è stata molto dura perché, non conoscendo tutto quello che è il mondo delle aziende, dell'imprenditoria, del come si gestisce proprio fisicamente, economicamente un'azienda, è stato un processo estremamente lungo e difficoltoso. Perché per diciamo, i soci fondatori, quello che contava era la passione con cui produrre questi rimedi. Tant'è vero che a nessuno interessava venderli, a tutti interessava produrli. Solo che sai, quando hai un'azienda che consuma, cioè che costa, e non vendi, ma regali le cose, a un certo punto... un po' complicato. O chiudi o ti metti a studiare un po' anche quello che è il mondo di come si gestisce un'azienda, di cosa vuol dire essere un imprenditore, cose che io sinceramente non avevo mai affrontato. E questo libro, quest'ultimo libro, Cash Flow Medicine, nasce anche da questa esperienza. Cioè, da appassionato di un qualcosa, innamorato di un progetto, a colui che in qualche modo lo porta ad esistere. Perché senza il sapere come fare per manipolare anche la parte economica, finanziaria, gestionale, un progetto spesso rimane così nell'etere, no? Un'idea. Invece quando sai come incastrarlo nel mondo materiale, le cose cominciano ad essere diverse. Beh, direi che ti è andata molto bene. Oddio, sì, siamo... una quantina. Non è ancora andata del tutto, nel senso che c'è ancora tanto da lavorare. È un percorso, no? Sì, infatti. Almeno adesso non siamo più in una cantina di 1,5 m x 1, dai. Beh, almeno. Sì, il posto è bello, pieno di piante. Luminoso. Allora, direi che abbiamo fatto una panoramica sulla vita professionale del dottor Giampaolo Giacomini, che abbiamo qua in collegamento. Siamo qui oggi, questa sera, per presentare il suo ultimo libro, Cash Flow Medicine, che vedete qua. Giampaolo ha scritto altri due libri con Home Edizioni, che La febbre non è una malattia, e questo bel trattato, bellissimo questo libro, mi piace molto, Trattato di alchimia delle emozioni. Siamo molto contenti di quest'ultima uscita e porgo a tutti i saluti di Alfredo, che purtroppo non è qui con noi, ma vi saluta tutti. Allora, Giampaolo, cominciando con il tuo ultimo libro, che oltretutto è uscito in un periodo storico, direi, non so se avevi preventivato di... No. Come dire? No, per niente, proprio. Dire in questo momento, ma insomma, direi... che dal titolo appunto Cash Flow Medicine, i quattro pilastri della ricchezza, sottotitolo Come potenziare il tuo corpo per attrarre ricchezza e salute, con un intero capitolo di medicina anti-age e tabelle operative. Allora, questo libro in realtà è molto sottile, come potete vedere, però devo dire che è un concentrato di esperienze, di nozioni... a 360 gradi, perché si parla di mente, si parla di salute, si parla di emozioni e si parla anche di, diciamo così, economia e finanza. Questo può essere curioso, no? Ad un primo sguardo sul tuo libro, perché uno dice, ma cosa c'entra il cash flow con la medicina? O diciamo, qual è la correlazione, se c'è, chiaramente,
cioè, ma tra salute fisica e la capacità poi di attrarre ricchezza, che tu chiami ricchezza, ma poi chiami anche abbondanza, no? Sì. Quindi, qual è questa correlazione innanzitutto tra la salute e la ricchezza, che poi si tramuta nell'abbondanza, ma è una ricchezza, diciamo, a livello generale, no, della nostra vita? Allora, questa è la domanda centrale e la risposta più importante che questo libro vuole dare. Faccio un passo indietro per spiegarvi qual è il motivo per cui ho deciso di scrivere questo libro. Io, come dicevo poco fa, di finanza fino a pochi anni fa, ma pochi davvero, non ne sapevo niente. Ed era un argomento che sinceramente non mi interessava. Più di pagare l'affitto e le bollette, per me quello era, no, pagare le tasse, insomma, quello che serve. Ecco, e anche qui ho già introdotto un concetto importante, no? Normalmente le persone, diciamo, che non sono imprenditori, vedono la parte finanziaria e economica come il pagare qualcosa. Difficilmente vediamo la parte finanziaria come l'acquisire qualcosa, che sono due cose ben diverse, pagare e acquisire. Ovviamente quando acquisti paghi, spendi, però fai un'azione completamente diversa, non tanto a livello pratico, ma magari a livello emotivo. Quando si va a pagare qualcosa non lo si fa mai volentieri, quando si va ad acquistare qualcosa di solito lo si fa perché questo qualcosa ha un valore affettivo, emotivo, ci riempie, no? Riempie qualcosa in noi. Quindi già questo è un aspetto importante. Ma ritornando al perché ho scritto il libro, ho iniziato a osservare i miei pazienti, le persone che vedo tutti i giorni, e essendo io un medico che lavora tanto sull'osservazione del mondo emotivo delle persone che arrivano a me a chiedermi aiuto, mi sono accorto che dopo una serie di anamnesi, di domande, di intervista, nella maggior parte delle persone emergevano sempre delle situazioni conflittuali a livello economico, a livello finanziario. E tu giustamente dici, sembra che hai scritto questo libro appositamente in questo periodo, perché poi la situazione economica finanziaria in effetti non sembra delle più rose. La cosa curiosa è che questo libro l'ho scritto anche la salute. Infatti quello che adesso è incrinato a livello sociale è la salute e la paura di perdere la salute, e la parte finanziaria è la paura di perdere, diciamo, il benessere finanziario, no? Fondamentalmente. In realtà questo libro l'ho scritto a gennaio del 2020, esattamente un anno fa, ero negli Stati Uniti, l'ho scritto in 10 giorni, ispirato dal mare, perché mi trovavo in Florida, e quindi ho passato più o meno 2 ore, 2 ore e mezza al giorno scrivendo davanti al mare, così in 10 giorni è uscito questo libro. Quando ho preso l'aereo per rientrare, al TG dell'aeroporto davano la notizia che in Cina era successo qualcosa che poi ha portato a tutto questo. E quindi, per dire, il tempismo è stato proprio, l'ho saputo quando ho scritto l'ultima pagina del libro, ecco, di quello che sarebbe successo poi in futuro. E comunque tutti i miei pazienti o tutte le persone con cui avevo un colloquio alla fine manifestavano sì problemi fisici, problemi chiamiamoli psicologici magari, ma alla base c'era sempre, molto spesso, una forma di frustrazione finanziaria. Cioè anche le persone benestanti, fondamentalmente, no, si lamentavano che comunque, cavolo, io guadagno tanto ma spendo anche tanto, oppure chi non guadagnava tanto comunque non riusciva a godersi in pace la vita perché aveva sempre la preoccupazione, il pensiero di quello che era
la gestione finanziaria della vita, no? Ho conosciuto e ho parlato con pazienti e persone che invece, pur avendo una situazione finanziaria estremamente agiata, avevano tantissimi problemi di salute. Quindi chi non aveva il denaro, diciamo così, o stava bene o stava male, ma comunque aveva quel pensiero di non riuscire ad arrivare a fine mese o non riuscire ad acquisire qualcosa che invece gli interessava, no? Qualcosa che avrebbe voluto. Dall'altra parte, chi aveva un benessere economico molto spesso era bloccato nel goderselo da una serie di problematiche e patologie. E quindi ho detto, cavolo, sì, è vero che io sono qui come medico per aiutare le persone a stare meglio fisicamente, no? Ma se alle spalle di una situazione fisica c'è anche un malessere finanziario o comunque un non potersi godere quello che uno ha acquisito dopo tanti anni di lavoro, no? Non so, banalmente le persone anche che spesso magari vanno in pensione si possono finalmente godere la vita perché non devono più andare a lavorare per guadagnarsi i soldi e poi magari si ammalano o magari succede qualcosa per cui, no, per cui non riescono poi a godersi quello che hanno. E queste situazioni sono estremamente frequenti. Quindi diciamo che ho notato che le persone si dividono in due gruppi fondamentalmente. Chi non riesce ad attivare un flusso di benessere economico che gli permette di togliersi la preoccupazione di poter gestire la propria vita a livello finanziario e quindi dormire sereni, ecco, diciamo così, e quelli che invece non hanno questo pensiero ma hanno altri pensieri spesso legati alla salute o legati al fatto che non sanno come mantenere la salute per godersi un giorno che riusciranno a liberarsi dal loro lavoro, poi a godersi tutto quello che hanno costruito. Complice in questo momento anche questa situazione di estrema incertezza legata appunto alla salute e all'economia. Quindi immaginiamo uno scenario che poi tutto questo è diventato enorme dopo febbraio del 2020, no? Immaginiamo una persona che ha un buon flusso di denaro, ma non solo ha paura adesso di uscire di casa o di prendersi una patologia importante, come ad esempio quella del Covid, no? Ma magari lo prende e quindi vede, può vedere e portarsi via tutto quello che aveva costruito a livello economico, no? Viceversa, una persona che invece ha dato tanto tempo al suo lavoro e che non è mai riuscita a bilanciare, no? Quello che sono le entrate con le uscite, quindi ad essere sempre in deficit, che purtroppo è la maggior parte degli artigiani, delle persone, dei piccoli imprenditori o anche dei dipendenti fondamentalmente, perché lo stipendio rimane uguale, la vita costa sempre di più, no? Questo è un dato di fatto. Ecco, anche queste persone poi vivono comunque con preoccupazioni, pensieri e tutto questo ricade in un modo o nell'altro con il loro stato di salute fisica. E essendo io un medico che si occupa sia di salute fisica ma anche di salute emotiva, cioè di stato emotivo, è stato lampante per me il bisogno di cucire questi due argomenti. Cioè di trovare, visto che poi in questi ultimi anni mi sto interessando anche del mondo finanziario perché ho un'azienda e non me ne sto interessando perché mi interessa fare soldi, perché c'è una bella differenza, no? Mi interessa che la mia azienda sia al servizio delle persone che hanno bisogno dei prodotti che ho. Però se l'azienda non sta in piedi, non è più al servizio di nessuno perché chiude, no? Quindi nella preoccupazione di far stare in piedi l'azienda ho scoperto tantissime cose legate al denaro, legate alla finanza, che in qualche modo sono riuscito, in questo libro in particolare, a sovrapporre al livello gestione corpo fisico, che era il mio pane quotidiano, no? La salute, gestione emotiva, gestione degli schemi mentali che ci portano a vedere la nostra vita in un certo modo e noi stessi in un certo modo, quando potremmo invece vederci diversamente, quindi essere diversi,
e la gestione e l'equilibrio economico-finanziario, che poi, come hai detto bene, io vedo più come un flusso di abbondanza, non come la ricchezza intesa come avere un conto in banca pieno di numerini che poi se staccano la corrente quei numerini non ci sono più. Tant'è vero che questo libro non si chiama grosso conto in banca o metti i capitali, ma si chiama cash flow, cioè flusso di cassa. Ecco, e qui ho scoperto una cosa estremamente interessante, che il nostro corpo ha un cash flow. È chiaro che il nostro corpo non vive del denaro classico che conosciamo, non ci mangiamo, per nutrirci non ci mangiamo una banconota e tantomeno succhiamo una monetina di un euro, no? Però le nostre cellule per vivere hanno bisogno di una moneta e ce l'hanno questa moneta. Questa moneta si chiama ATP e quando io studiavo biochimica ci hanno raccontato che l'ATP è la moneta energetica che la cellula spende per compiere un'azione, per muoversi, per combattere, per difendersi, per lanciare un messaggio nervoso. Tutto il flusso nervoso, questo è uno dei motivi per cui il cervello e il cuore sono estremamente ghiotti di glucosio e quindi di ATP, perché l'ATP si forma dal glucosio principalmente, perché tutte le cellule che hanno un grande movimento, una grande attività, spendono tantissima ATP. Solo che se la spendono e poi non la recuperano, la cellula muore. Allora ho detto, ma guarda te, il corpo delle persone in sofferenza fisica rispecchia un po' la vita economica di queste persone in sofferenza economica. Cioè sono in carenza di moneta, in carenza di cash, no? Di contante. Tant'è vero che il contante si chiama, in termine tecnico, liquidità. E la liquidità, ovvero il flusso, ecco perché cash flow, il flusso, ricorda l'acqua, no? La liquidità è il concetto più importante. In particolare oggi, io penso, perché poi questa è la mia storia, il mio racconto, non è detto che sia la verità assoluta, è quello che io sto vivendo, è quello che ho scoperto fondamentalmente. Penso che la liquidità e il flusso e l'entrare in un flusso sia una delle soluzioni più importanti, soprattutto in questo momento. Tant'è vero che questi lockdown non hanno fatto altro che distruggere e bloccare i flussi. La gente chiusa in casa non va da nessuna parte, no? Durante il lockdown più severo, se uno usciva, le strade erano vuote, non c'era traffico. Se non c'è traffico, non c'è flusso. Quindi, da una parte, il flusso si può bloccare, troppo traffico, e quello non, neanche quello va bene. Quindi l'eccesso di abbondanza, chiamiamolo così, l'eccesso di cash flow può essere anche un problema, e questo succede a tante persone. Chi ha troppi soldi ha più problemi di chi ne ha pochi. Non è detto che averne tanti sia la soluzione a tutti i mali per la nostra vita, anzi. Ma perché? Perché nessuno ci ha mai insegnato a gestire il flusso dell'abbondanza. Ci hanno insegnato a passare 8 ore al giorno con la testa bassa a lavorare per incassare, e quello che abbiamo incassato ci hanno insegnato che dobbiamo usarlo per pagare tutto quello che dobbiamo pagare, no? Nessuno ci ha mai insegnato a creare un buon flusso che ci permetta di vivere quelli che sono i nostri sogni, i nostri desideri, no? Che spesso richiedono anche il denaro per essere realizzati. E senza però esagerare con questo, ma senza nemmeno dover morire, ovvero dover morire, mi spiego meglio, dover sprecare tutto il tempo della nostra vita per a testa bassa, no? Come dei criceti, per far girare la ruota che poi non fa altro che sperperare il denaro
diciamo, nel pagare le varie cose che dobbiamo pagare. Quindi manca totalmente a livello scolastico, a livello familiare, e questa è stata la mia prima esperienza. A me nessuno ha insegnato queste cose ed è stata una grande defiance nella mia vita, diciamo così, e che ho scoperto con delle ferite, no? Facendomi male, tutto sommato. E manca totalmente l'educazione finanziaria, manca totalmente l'educazione emotiva, manca totalmente l'educazione a quello che è un flusso, a quello che è la socialità. A scuola si studiano tantissime nozioni sui libri, ma pochissimo di come funziona veramente la vita e di come a vari livelli la vita, la biologia, il mondo della cellula, il mondo del nostro flusso emotivo, il mondo finanziario e il mondo delle amicizie, dei rapporti, come in qualche modo si compenetrano e come fanno di noi delle persone sane o delle persone malate. Cioè, se io ho cattive relazioni, cattivo flusso economico, ho un cattivo flusso emotivo, non posso pretendere di avere la salute fisica a un certo punto. Prima o poi il corpo non regge, no? Tutte queste discrepanze. E quindi questo libro vuole essere una guida non solo finanziaria, ma a considerare tutti i livelli importanti nella nostra vita per raggiungere l'abbondanza. Una persona ricca, ma senza persone con cui condividere la sua ricchezza, non, secondo me non sta bene. C'è qualcosa che le manca, no? Poi magari uno può essere contento come Paperon de Paperoni a nuotare nel suo deposito, ma queste sono scelte. Ma mediamente, con tutte le persone che ho incontrato, nessuno mi ha mai detto voglio essere ricco e solo, così nessuno mi ruba niente, non devo pagare la fine a nessuno, no? Anzi, io mi ricordo quando lavoravo in una pizzeria consegnando pizze, la cosa più bella per me era quando prendevo i soldi della settimana e potevo magari offrire una birra ai miei amici. Quindi, diciamo, ci sono tanti valori nella vita che non sono legati al denaro, ma che il flusso di denaro può rendere più piacevole in certe situazioni, no? Ecco, quindi diciamo che il corpo rispecchia come fosse una specie di inconscio della nostra mente, della nostra parte emotiva, rispecchia e manifesta quelle che sono le nostre situazioni interiori, no? E se noi abbiamo delle preoccupazioni, dei pensieri legate al mondo anche finanziario e economico, il nostro corpo sicuramente manifesterà delle sintomatologie. Mi ricordo nel 2008, quando c'è stata la crisi finanziaria, e anche in Italia alcuni imprenditori si sono tolti la vita. Io ho avuto tantissimi uomini in particolare, perché questo aspetto colpisce molto di più l'uomo, che in qualche modo a livello mammifero, a livello biologico, ha il ruolo di quello che porta a casa il pane, no? Di quello, il cacciatore che esce a casa, ecco, con le cose da mangiare. E avevano tutti la lombalgia, tutti, tantissimi pazienti con la lombalgia. E poi ho scoperto, ma lo dicono anche i cinesi, la medicina cinese di 4.000 anni fa, che la zona lombare è legata alla situazione economica, no? Per fare un esempio. Quindi, cavolo, la situazione finanziaria nella vita delle persone, purtroppo in un mondo dove tutto va comprato e pagato, perché ormai il baratto non esiste più, no? Abbiamo creato ormai da millenni delle forme alternative di pagamento, e comunque il pagamento rappresenta una forma di rapporto sociale anche, no? Okay. Nel senso che mi è piaciuta la frase, la spiegazione, diciamo così, di un personaggio della finanza che seguo, che lavora sul mondo delle criptovalute, che dice: il denaro è nato quando dovevi avere un rapporto, uno scambio con una persona di cui non ti fidavi, e quindi io mi fido se mi dai qualcosa in cambio, altrimenti non so chi sei, non mi fido, no? Magari con un amico, con una persona della tua famiglia, no, non tiri in mezzo il denaro perché ti fidi di quelle, conosci, anche se le sorprese sono sempre dietro l'angolo.
Però, ecco, il denaro serve ad intessere rapporti commerciali o sociali con quelle persone di cui non ti puoi fidare. Tipo, io ti faccio un lavoro e tu mi dici, guarda, appena mi libero io vengo a fare a casa tua quest'altro. E dici, sì, ma non so neanche chi sei, poi non, magari non vieni mai. E quindi facciamo che intanto tu mi dai, capito? Però fondamentalmente siamo incastrati in questo tipo di sistema e quindi il denaro serve, è inutile dirlo. E avere una buona gestione del denaro, un buon rapporto col denaro, una chiarezza di a che cosa serve il denaro nella nostra vita, anche questo è importante, no? Ci permette di vivere meglio, in più in salute, stare meglio assieme agli altri, e magari vivere anche più a lungo e goderci il tempo che abbiamo, che poi è la vera ricchezza. Ecco, l'ho tirata lunga, ma questo è il motivo per cui ho scritto questo libro, che cosa c'entra poi la salute col denaro. Certo, certo. Sì, quindi diciamo che questo libro l'hai scritto con l'intento di aiutare comunque le persone a stare meglio, no? Quindi a capire, a unire un po' i puntini tra tutte queste parti della nostra vita e anche della società, del mondo in cui viviamo. Esatto. E non solo, dico un'altra cosa che secondo me è fondamentale. Molte persone, quando hanno un problema fisico, magari anche grave, mi chiedono: dottore, secondo lei riuscirò a guarire? E la mia risposta è sempre: allora, facciamo una cosa, facciamo un gioco. Se io ti do la bacchetta magica e con questa bacchetta tu guarisci all'istante, tu però in cambio mi devi dire che cosa te ne fai quando riacquisisci la salute. Cioè, io ammettiamo che troviamo lo strumento per farti riacquisire la salute. Ammettiamo che troviamo lo strumento per farti guadagnare tutti quei soldi che vorresti guadagnare, no? Problema. La soluzione arriva magicamente. Io chiedo, cosa te ne fai di tutto questo? Perché molto spesso le persone vogliono guarire, ma non hanno idea di cosa faranno quando saranno guarite. Semplicemente vogliono guarire. Allora io dico, qual è la motivazione che ti spinge a guarire? Voglio guarire perché voglio godermi la vita, voglio fare un viaggio, voglio cambiare casa, voglio comprarmi un campo dove coltivare le piante. È obiettivo, no? Esatto. Se non c'è una motivazione, non si muove niente. Voglio guadagnare tanti soldi, ok, per fartene cosa. Ma boh, quando li avrò deciderò. Non funziona così. Per ottenere qualcosa ci vuole una spinta emotiva. Ci vuole una motivazione che deve essere enorme. Possiamo chiamarla amore, chiamiamola come vogliamo, però ci vuole qualcosa che crei un movimento. Allora, se questo non c'è, non si muove niente, non arriva il flusso del denaro, non arriva il flusso della guarigione. Ecco perché il cash flow, ecco perché la parola importante non è cash, ma è flow, ok? E il flow... Il flusso si muove solo se esiste una differenza di potenziale tra l'inizio e la fine di dove il flusso va. Il campo elettrico si muove con una differenza di potenziale, il fiume si muove perché c'è una pendenza. Se non c'è una forza, che può essere la gravità anche nel caso di un fiume, a muovere il flusso, nella vita non si muove niente. Allora, spesso noi ci muoviamo perché abbiamo un dolore. Mi fa male qualcosa, mi alzo dalla sedia e vado a chiedere aiuto. Ho fame, mi alzo dalla sedia e vado a prendere da mangiare. Ho un dolore interiore, un'emozione che non mi va giù, mi alzo e mi do da fare per risolverla. Di questo parlo, ad esempio, nel trattato di alchimia delle emozioni. Quali sono le forze, le ferite, che ci muovono nel migliorare la nostra vita, ad esempio. Ma anche nel mondo della salute o nel mondo finanziario, se non c'è un movente che in qualche modo il nostro inconscio riconosce come fondamentale e importante, noi non otterremo mai niente.
Ma può essere banalmente che io voglio pagare la scuola migliore del mondo ai miei figli. Sì, sì. E quindi devo, capito? Può essere che io voglio costruire qualcosa che per me è fondamentale. Può essere qualcosa di grande o di piccolo, ma se non c'è la motivazione non si attiva nessun flusso. Mm-hmm. Perché è l'emozione ad attivare il flusso del movimento. E da qui deriva il nome, il secondo nome del libro, i quattro pilastri della ricchezza. Che cosa sono questi quattro pilastri della ricchezza? Non sono i pilastri di un tempio fisso, ma sono dei perni su cui ruotano gli ingranaggi del flusso, che nel libro spiego più dettagliatamente essere quelli che gli antichi chiamavano i quattro elementi della natura. Tant'è vero che è semplice guardare fuori dalla finestra e riconoscere che senza il calore del sole niente si muoverebbe, senza il movimento della terra, proprio i movimenti anche sotterranei, niente crescerebbe, senza il movimento dell'aria tutto soffocherebbe e senza lo scorrere o il ciclo dell'acqua niente vivrebbe. Quindi l'ecosistema è basato su un flusso, che è il flusso dei quattro elementi, il sole, la terra, l'aria e l'acqua. Senza di questi la vita non esiste. Ecco, anche qui mi è piaciuto portare questo parallelismo tra il flusso degli elementi della natura e come possiamo interiorizzare questo flusso degli elementi della natura nella nostra vita per generare il frutto, mm-hmm. che è la ricchezza per la pianta, l'abbondanza, no? È l'investimento per il futuro, diciamo così. Ci sono i semi e poi cresceranno altre piantine, quindi c'è la moltiplicazione dei pani e dei pesci, la moltiplicazione del capitale. Il capitale iniziale era la pianta e la stagione dopo sono 15 piante invece che una. Ecco. Certo. L'economia deve essere, secondo me, perché sia anche etica e porti del benessere, deve essere associata alla visione biologica, alla visione di come funziona l'ecosistema. Ecco, tutto questo è descritto in questo testo. Sì. Mentre invece cash flow e fasi lunari. Siamo sempre lì. Siamo sempre lì. Le fasi lunari sono uno degli strumenti attraverso cui l'ecosistema produce un flusso. Luna nuova, luna piena, primo quarto, ultimo quarto. E i contadini lo sanno bene, che per imbottigliare il vino, seminare, raccogliere, potare, bisogna assolutamente seguire le lune, altrimenti la pianta non dà il meglio di sé. Addirittura alcune non fanno i frutti se non le poti nella luna giusta, o non le semini o nelle pianti. Quindi perché le fasi lunari? Perché sempre nell'ottica di attivare un flow, un flusso, per ottenere un benessere, un'abbondanza, e anche le fasi lunari hanno un loro perché. E quindi sincronizzare la propria vita e le proprie scelte con le fasi lunari è fondamentale. E questo è un grandissimo segreto antico di come usare le fasi lunari per attivare dei movimenti che vogliamo attivare. Cioè c'è un momento per seminare e un momento per raccogliere. No? E seminare e raccogliere nel mondo finanziario lo possiamo tradurre con investire e incassare, ad esempio, no? Quindi si possono usare in vari ambiti diversi terminologie archetipiche che esprimono qualcosa in più della parola che si usa invece in quell'ambiente. Nel mondo finanziario si dice che si investe, a me piace pensare che si semina, capito? Perché mi risveglia la consapevolezza di cosa vuol dire seminare, però. Che una volta che ho seminato devo annaffiare, che devo smuovere la terra, non posso lasciare i pacchetti tutto. Cioè, c'è tutto un discorso dietro che nasce dall'osservazione dell'ecosistema che aiuta tanto anche nella gestione della vita finanziaria, economica e della salute, poi, ovviamente. Intanto, se ci sono delle domande dal pubblico, potete scriverle nei commenti. Ci sono delle mitico dottor Giacomini, sempre fantastico. Grazie. Non avevo visto i commenti, ero su private chat, invece i commenti ho visto. No,
Sì, devi andare su. Insomma, sono entusiasti delle tue, del tuo discorso. Beh, comunque diciamo che quando ho letto il tuo libro mi è venuto anche in mente la frase dei latini, no? Mens sana in corpore sana, che diciamo questa è anche una saggezza antichissima, però è vero anche che insomma la salute senza la salute del corpo, cioè se il corpo non funziona bene, non va. Il resto non va avanti. E anche la mente, se la mente non è in equilibrio, insomma, si fa fatica a utilizzare questo flusso, no? Che poi è energia, chiamiamola banalmente, è energia vitale, non lo so, come se si può intendere anche in questo modo, dico. Ma quello anche che mi aveva incuriosito era quando parli del fatto che ognuno di noi nasce con un obiettivo, no? Sì. Una missione personale, ma se non sappiamo qual è la nostra missione, che non tutti sanno, no? Che hanno le idee chiare sul loro futuro, insomma, non è così scontato. Il cash flow in questo caso, se non si hanno le idee chiare, anche lì è bloccato, immagino. È bloccatissimo. Però si possono fare dei tentativi. Ma certo. Allora, ti spiego. Allora, se non si danno le idee chiare, il cash flow è bloccatissimo. Ma non in senso negativo. Nel senso che uno può avere comunque, diciamo così, un certo benessere finanziario, ma... se tu a queste persone gli chiedi ma come stai, ti dicono ma sì, dico madonna, non hai niente di cui lamentarti, però boh, non so, sento che mi manca qualcosa. E questo è un altro dei motivi per cui spesso parlo di questo con i miei pazienti e comunque sia nel libro sia nel trattato di alchimia delle emozioni, dove è trattato molto più approfondito questo argomento, sia anche in Cash Flow Medici, dove è più accennato. È fondamentale sperimentare, fare esperienza, cioè sapere chi siamo e cosa vogliamo prima di aver iniziato il nostro viaggio, o quando siamo all'inizio, è una pretesa che solo una divinità può avere, solo un illuminato, capito? Quindi io ti posso dire, oggi so chi sono e che cosa faccio oggi, ma non ho idea di cosa potrei fare fra 10 anni, ma continuo a sapere chi sono, e quindi scelgo in base a chi sono, cioè non scelgo, diciamo, il mio futuro si plasma in base a chi sono e chi so di essere, non in base al caso. Se invece non so chi sono, tutto sarà mosso da così, come vanno gli eventi, come tira il vento, capito? E per sapere chi sei, devi fare esperienza, ti devi mettere in gioco, devi prendere delle bastonate sui denti, devi gioire, vincere, perdere, arrivare ultimo, arrivare a metà, arrivare secondo, devi provarle tutte. E purtroppo per provarle tutte ci vogliono anche i soldi, nel senso che certe cose, certi corsi, certe esperienze costano, un master ha un prezzo, studiare all'università ne ha un altro, comprare un libro per imparare una cosa ha un costo, un libro costa sicuramente meno di un corso, magari di un weekend, e quindi uno compra il libro, però magari dice vorrei fare il corso. Ecco, quindi bisogna fare tanta esperienza, c'è poco da fare. Per conoscersi bisogna giocarsi la vita sul proprio campo di battaglia. Fare esperienza vuol dire spendere. Non solo soldi, ma anche tempo. Perché se io arrivo a capire chi sono fra 80 anni, sì, certo, l'ho capito, ma non è che mi rimane poi tantissimo tempo per vivere chi sono. Se lo capisco prima è meglio, no? Poi non è giudicabile prima o dopo, ognuno lo capisce quando riesce. Però prima è meglio è. Anche
anche perché il tempo è il più grande flow che abbiamo e che si spende solo, non si guadagna. Quello che possiamo fare è ottimizzare il tempo, cioè avere più tempo per noi stessi. Quello che purtroppo succede è che noi spendiamo la maggior parte del tempo della nostra vita a correre dietro ai problemi per i quali spendiamo ancora più tempo e soldi. Quindi purtroppo la maggior parte delle persone non fanno altro che o lavorare tante ore per spendere tutto quello che guadagnano nella gestione finanziaria della loro vita, e questo diciamo è il criceto che gira la ruota e non riesce mai a smettere di girare, perché appena si blocca la ruota finisce la possibilità di della vita, no? Diciamo così. Oppure ci sono le persone che, pur guadagnando anche tanto, magari fanno un lavoro che non le soddisfa, oppure sono incastrati nel loro lavoro e non riescono a lasciarlo e hanno zero tempo per loro. Io conosco tantissime persone piene di soldi, ma non hanno tempo per loro. Conosco tante persone che magari hanno pochi soldi, però hanno più tempo per loro, ma non hanno abbastanza soldi per fare le esperienze che vorrebbero. Quindi sono tutti incastrati. Chi ne ha tanti non ha tempo, chi ne ha pochi ha tempo, ma non ha la possibilità magari di spendere per impegnare il loro tempo nel fare delle cose che gli piacerebbe fare. Quindi cosa succede? Succede che uno sta nella ruota a girare tutto il giorno con l'idea che un giorno magari avrà tanti soldi da spendere, sì, ma un giorno non so cosa succede, può succedere di tutto. Oppure chi magari guadagna, però poi alla fine non riesce ad arrivare al punto di riuscire ad acquisire, a comprare quell'esperienza, con comprare un'esperienza, io intendo fare un viaggio, fare un'attività, uno sport, un hobby, fare un corso, capito? Quindi può essere qualsiasi cosa, non per forza un bene materiale. E quindi cosa succede? Che noi passiamo la maggior parte della nostra vita facendo sempre le stesse cose, girando sempre dentro la ruota. E la vera esperienza quando la fai? Quando esci dalla zona di comfort, quando fai qualcosa che non hai mai fatto, quando ti metti in gioco, quando ti butti e provi a fare un progetto, a realizzare un tuo sogno. E però per fare questo ci vuole tempo, libertà. Se devo lavorare per guadagnare e devo fare un lavoro che non mi piace, io spreco il mio tempo. È vero che a volte è necessario. Però, ad esempio, io tutti i lavori che ho fatto, seppur dei lavori, diciamo, per cui uno non, sicuramente non va matto, in qualche modo ho sempre fatto in modo che mi divertissi facendolo. Io tuttora ho dei bellissimi ricordi e ti assicuro che non che mi piacerebbe ricominciare a farlo, ma ogni tanto la spensieratezza di quando lo facevo e come lo facevo mi fa star bene. Quando consegnavo le pizze col mio scooter, io adoravo fare quello, no? E quindi perché andavo in giro, non ero chiuso dentro, parlavo con le persone, poi mi davano la mancia se gliela portavo con la mozzarella di bufala al centro invece che tutta fuori sul cartone, mi davano 2 euro di mancia in più, e perché poi chiamavano in pizzeria chiedendo che gliela portassi io perché gli arrivava intera e non tutta sparsa in giro per il cartone. Erano piccole soddisfazioni che nonostante guadagnassi niente, no? Voglio dire, un po' di pizza, però mi davano quelle piccole soddisfazioni che mi hanno sempre caricato, diciamo così, nel fare tante altre cose fatte bene. E anche questa per me è esperienza, perché ho capito che non importa quello che fai, ma è come lo fai. No? Ci sono state delle sere che io tornavo a casa con che avevo guadagnato più in mancia che in stipendio, diciamo. E quindi mi rendevo conto che il servire in un certo modo, l'essere in un certo modo, il pormi in un certo modo faceva la differenza. Questo mi è servito nel lavoro di medico, mi è servito nella vita. Quindi vedi, uno dice, ho imparato, qual è il lavoro che ti ha insegnato di più? Consegnare le pizze. Vedi?
stupidate. No, dico perché? Perché l'ho fatto in un certo modo. Quindi tu dici, è importante sapere che cosa vogliamo dalla vita, perché siamo qui, no? Ma questa è una domanda a cui sa rispondere una persona molto illuminata. Perché io ho iniziato dicendo voglio fare l'insegnante di arti marziali, poi sono passato, voglio fare l'agopuntore, poi voglio fare il docente di alchimia, poi ho aperto l'azienda, voglio fare l'alchimista in laboratorio, e adesso cioè, si sta trasformando ancora tutto questo, no? Quindi quello che voglio fare è non sprecare il tempo della mia vita. Questa è la certezza che ho. E quindi cerco tutti i modi possibili, legali, anche non solo dal punto di vista delle leggi dello Stato, ma anche dal punto di vista della convivenza con gli altri esseri umani, quindi senza far del male a nessuno, per tutelare la libertà del mio tempo. Perché questa è una cosa sacra, è fondamentale il tempo. Vivere più possibile il tempo nel fare esperienza ci permette di capire sempre di più chi siamo e quindi di rispondere a quella domanda: cosa sono venuto a fare? Ecco, questo è... Abbiamo una domanda. Una domanda. Ivana dice, in questo momento storico dove tutto è bloccato, tu parli di fluire in questo tuo libro, può essere di aiuto per venirne fuori? Aspetta, devo capire bene la domanda. La vedi? In questo momento storico dove tutto è bloccato, tu parli di fluire in questo tuo libro, può essere di aiuto per venire fuori? Non capisco se la domanda si riferisce al libro, alla lettura del libro, diciamo, o al fluire. Penso che intenda dire, visto che fuori, cioè adesso tutto è bloccato, è possibile fluire anche se tutto è bloccato, penso. Beh, assolutamente sì. Il flusso... la lettura del libro. Comunque sì, allora in questo momento storico è proprio il fluire che ci salverà, non c'è storia, perché se fuori è tutto bloccato, l'unica cosa che possiamo è mettere in movimento quello che abbiamo dentro, e questo vuol dire inventarci cose nuove, inventarci lavori nuovi e occupazioni nuove, se purtroppo il lockdown e questa situazione ci ha fatto perdere magari anche l'attività che avevamo, cioè ci dobbiamo reinventare se abbiamo perso tante cose che... Ma quando dicono non sarà più come prima, è così, cioè in un modo o nell'altro non si ragionerà più come prima, sai, c'ho dei soldi da parte, mo posso star tranquillo, posso non lavorare 3 mesi, no, adesso qua ormai c'è gente che non lavora da un anno. Quindi si comincia ad andare verso un momento in cui le difficoltà non saranno più superabili con gli schemi precedenti. Sai, c'è un po' di pagnotta da parte, è finito l'inverno, la neve è durata un po' di più, però adesso arriva la primavera. Non è detto che arrivi la primavera. Bisogna capire tante cose. Ma siccome non tutto il male viene per nuocere, e io penso che noi dobbiamo trarre il meglio da quello che succede attorno a noi, anche di fronte all'avversità, ed è questa la vera forza dell'essere umano, noi dobbiamo reinventarci, dobbiamo capire come uscire in modo intelligente, in modo etico, da queste situazioni di blocchi. Quindi dobbiamo essere noi i primi a non bloccarci. Che cos'è che ci blocca di più? La paura. La paura ci congela. La paura del disastro economico, la paura delle malattie, noi non dobbiamo aver paura, questo è il punto. Allora cominciamo a muoverci, cominciamo a entrare in un flusso nuovo, perché ci sono dei flussi nuovi che si stanno attivando, e come uno strumento musicale risuona quando lo suoni con un altro che ha la stessa accordatura, la stessa cassa di risonanza, così noi entriamo in risonanza con quei flussi nuovi che si stanno attivando in risposta a questi blocchi. Quindi sicuramente il fluire, l'imparare a far fluire la nostra vita, e quindi usare anche l'aiuto dei quattro elementi, far fluire i liquidi nel nostro corpo, quindi l'idratarsi, il bere, sembra una stupidaggine, ma il bere buone quantità d'acqua
crea un buon flusso dentro di noi, crea una pulizia di quelli che sono i detriti nel tessuto connettivo, nelle cellule. Quando il corpo respira ed è, e sta bene ed è idratato, noi siamo anche più svegli a livello mentale, riusciamo a superare meglio le difficoltà, ci svegliamo più carichi la mattina quando il corpo è pulito. Basti pensare quando, come ci svegliamo dopo aver cenato tardi e pesante, o come ci svegliamo quando abbiamo cenato presto e leggero. Ci svegliamo presto, carichi, con la fame, con la voglia di iniziare la giornata. Se ci svegliamo che la sera siamo stati al ristorante fino a tardi a far baldoria, siamo impastati la mattina, no? Quindi attivare tutte queste determinanti che ci portano i quattro elementi, il fuoco, l'attivazione dell'attività fisica, del metabolismo, la terra, la solidità interiore, rinforzare la struttura muscolare, la postura, tutto questo crea stabilità nel flusso. Allora possiamo contrastare il blocco, il lockdown, perché poi è molto mentale anche tutto questo. E comunque, per rispondere in un modo diverso alla domanda, cioè per interpretarla in un modo diverso, anche la lettura del libro, io lo spero, insomma, è proprio quella l'intenzione, che vi possa aiutare in qualche modo ad attivare in voi un flusso. E flusso che è attivabile solo dopo che abbiamo compreso il perché è importante attivare un flusso. Perché, ripeto, se non c'è una buona motivazione, noi non facciamo niente. Don Paolo, non ti sento. Niente, la mattina e fare ginnastica come prima. Giampaolo, eccomi. Okay. Sono interrotto il flusso. Avevo finito i gettoni del telefono. Come una volta quando si finivano i gettoni che dovevi richiamare. Ricominciamo. Sì, scusa, stavi dicendo, per concludere, che non ti senti più. Mi sono perso. Stavo dicendo, no, dell'attività fisica, stavi dicendo di cominciare. Sì. Dico che ci vuole una grande motivazione per svegliarsi la mattina, magari al buio, alle 6, 5 e mezza d'inverno, e fare mezz'ora, 40 minuti di attività fisica quando non siamo stati abituati a fare questo. Ma quanto ripaga nel medio e lungo termine, ad esempio, una pratica come questa non ha uguali, e lo dico per esperienza, lo faccio tutte le mattine e senti una carica, vivi la giornata come se fossi un altro animale. Cioè, se normalmente vivi la giornata da pollo, quel giorno sei un leone. Ovvio, i primi giorni ti devi abituare, non è semplice, ad esempio, fare una cosa del genere, così come non è semplice non cenare o cenare leggero e presto. Noi italiani poi ceniamo tardissimo normalmente, ma ti dà un risveglio la mattina che è completamente diverso, cioè vedi tutto con un altro colore e cambi proprio natura interiore. E quindi diciamo che da animale preda diventi un predatore, cioè tu conquisti la tua vita, non fai che te la diano. E non subisci. Diciamo. Non subisci il flusso del tempo, lo prendi in mano e lo gestisci, ecco. Quindi io penso che dobbiamo proprio cambiare visione e mentalità. Non possiamo aspettare che la vita venga a noi,
perché ce la meritiamo, ma noi la vita ce la meritiamo, ma siamo noi a dover andare verso la vita, capito? Ecco, questo, e questo è sempre, perché la vita ha il suo flusso e va, ma se io non vado in risonanza col flusso della vita, io sono qui che aspetto e la vita gira. Come faccio a saltare dentro una ruota che gira se sono fermo? Se inizio a correre anch'io, vado alla stessa velocità e ci entro, come se fossi fermo, no? Quindi è questo il senso di questo libro e spero che possa essere di aiuto, soprattutto in questo momento, a tante persone per avere una vita piena di abbondanza, di gioia e di sfide e insomma di tutto quello che uno può desiderare. Quali progetti hai per questi mesi a venire? Allora, già... i tuoi progetti che immagino saranno. ne ho sempre troppi, quello è il problema. No, sto scrivendo, sto, non sto scrivendo. Ho scritto il titolo. Ah, però. Di un altro libro che voglio scrivere. Che poi non è che voglio, boh, mi viene da farlo e lo faccio, non è neanche un desiderio, sinceramente. Penso che si chiamerà La Via del Guerriero e parlerà di schemi mentali, di come ci hanno educati a vedere le cose e invece cosa vuol dire vedere le cose da guerriero, vedere le cose da uno che la vita la sfida, non si fa sopprimere passivamente da quelli che sono il corso degli eventi. È molto legato, diciamo che potrebbe essere un continuum del cash flow medicine, come cosa vuol dire creare un assetto mentale ed emotivo che ci permetta di riuscire nelle cose, di affermarci nelle cose e di essere quello che siamo. Questo è un progetto così sicuramente di questa primavera e che uscirà il prossimo anno, non lo so quando. È in cantiere, già si ha il titolo, direi che... E poi è un progetto di coltivare piante, raccogliere tante piante, perché noi in primavera siamo in giro per i campi a raccogliere e coltivare le piante, in laboratorio a fare le estrazioni, quindi sì, ci aspetta una primavera come ogni anno, molto, molto intensa. Fortunatamente, nonostante i vari lockdown, a noi come azienda ci hanno sempre permesso di lavorare e quindi abbiamo passato anche la primavera scorsa in giro per le strade, per i campi, a raccogliere le piante, vedendo il deserto proprio in giro, altro che flusso, non c'era niente proprio. La natura però andava avanti imperterrita, e quella è la cosa bella. La natura chi la ferma? È quello che l'uomo non ha ancora capito. La natura non la fermi perché siamo esseri intelligenti o crediamo di essere. No. La natura ha la sua ragione, la natura ha ragione. Voltaire diceva: gli uomini discutono, la natura agisce. E la natura ha sempre ragione. Quindi o entriamo nel flusso, o ci facciamo ispirare dal suo flusso e la utilizziamo per vivere bene, oppure secondo me pagheremo salato. E infatti si vede, no? Quando l'uomo vuole salato. Bene, grazie Giampaolo per il tuo tempo e per questa presentazione. Ricordo a tutti il libro, che è Cash Flow Medicine, lo trovate sul sito di Home Edizioni e anche nelle librerie, immagino, adesso. Sì, da fine gennaio. Infatti. E noi vi salutiamo, e vi ringraziamo dell'ascolto e ci vediamo giovedì prossimo con Thea. Parleremo di mantra. Siete tutti invitati. Ciao a tutti, ciao Giampaolo. Grazie a tutti, ciao a buona tutti. Serata. Grazie a tutti, ciao. Ciao. Come si spegne?